Invece vi dico un altro nome di un altro cagnolino che, a cui vogliamo bene invece tutti noi, che si chiama Scricciolo, è italianissimo e ha salvato una persona, è un cane eroe, Giuseppe Di Tommaso. Questa è davvero una storia speciale, il rapporto che lega sull'isola di Lipari a Marina Corta Bartolo al suo amico a quattro zampe. Un cane labrador di 3 anni dal pelo bianco che si chiama Scricciolo ed è diventato famoso insieme al suo padrone per aver salvato una vita umana qualche settimana fa. Ero col mio cane al porticciolo di Lipari quando poi lui dopo si è assentato. Dopo 5 minuti l'ho sentito che abbaiare fortemente. Lui abbaiava perché aveva visto una donna in mare. Praticamente quando noi siamo arrivati abbiamo visto il cane che cominciava a trascinare la signora con la maglietta l'ha presa verso la riva. L'altruismo di Scricciolo ha commosso tutta l'Italia. In quegli attimi pericolosi quell'angelo a quattro zampe ha rischiato la propria vita per salvare una donna in pericolo. Lui non è un cane addestrato per i salvataggi. Scricciolo, se non avesse abbaiato in quel modo e non avesse dato l'allarme, sicuramente le cose sarebbero andate peggio e non come sono andate dopo. È proprio che è predisposto per salvare la gente. Nessuno gli ha insegnato niente, quindi lui ce l'ha nel sangue. Scricciolo a Lipari è una vera istituzione, lo conoscono tutti, gli vogliono bene e oggi lo chiamano affettuosamente il cane eroe. È un cane tenerone, gioca con i bambini, in estate lui sta sempre in spiaggia, controlla i bambini, la gente più grande, se vede che vanno sott'acqua e stanno più del dovuto, allora lui subito si mette nell'arme e si lancia in mare. È un'istituzione qui a Lipari. Sì, 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 tutti lo conoscono. Per me non è un cane, ma è come un figlio. Io sono orgoglioso del mio cane anche perché ha salvato una vita umana e quindi adesso tutta l'isola gli vuole un gran bene. Evviva Scricciolo! Non sarà il cane della regina, però. Bravo. Gli vogliamo bene.